Anche quest'anno, anche col Covid, Monfalcone ha presentato il suo carnevale. Il 137esimo carnevale della città dei cantieri, ma in forma statica nel totale rispetto delle norme antipandemiche, non vede la classica sfilata, ma i carri ci sono e come, per la gioia di bimbi e famiglie che possono assistere alle bellezze delle rappresentazioni realizzate, agli stand allestiti per passare il tempo in compagnia con tanta musica, spettacoli e attività per i più grandi e i più piccini. Il tutto organizzato tra il comune di Monfalcone e la Proloco. Il carnevale è un evento principe per Monfalcone. Noi abbiamo voluto non far mancare la tradizione in rapporto alla città, quindi abbiamo pensato, pare una contraddizione in termini, a questa sfilata statica. In realtà ci sono quattro meravigliosi carri più tutta una serie di dettagli, che così facciamo anche un po' di didattica e spieghiamo anche come si fanno i carri, soprattutto ai bambini che li vedono sempre fatti ma non sanno il lavoro che c'è dietro. E quindi questo carnevale ha portato ovviamente tanta risorsa qui a Monfalcone, c'è tanta gente che curiosamente sta guardando carri che arrivano anche dal Veneto, oltre che dai nostri comuni qui vicini, carri che arrivano da Treviso, da Jesolo, da San Stino, a noi qui vicino da Staranzano, da Buia, insomma da tantissimi posti. Quindi siamo molto contenti, in più abbiamo come sempre coinvolto anche le attività commerciali, perché non pensiamo solo al servizio alla città, ma pensiamo anche alle nostre attività. Oggi e domani, ma già da giorni, stanno distribuendo le cartelle per la tombola che si terrà domani sera, e quindi sarà un carnevale che sia anche in forma leggermente un po' modificata rispetto alla tradizione di sempre, ma che non può mancare nella nostra città. I carri interi sono quattro carri, e dopo mi pare ci siano altri quattro che hanno portato pezzi di carro, spiegano come fare i carri. Penso che la gente comunque lo voglia fuori uscire, anche se in sicurezza. Facciamo anche la tombola domani sera.